Allora, come avete visto, mi sono fatta una torta in tazza e qui invece mi sono fatta una tisana drenante perché comunque oggi ho bevuto veramente pochissimo, quasi niente. Perciò mi sono fatta la tisana, adesso metto il burro di arachidi sopra alla torta in tazza che ho tagliato a fette e mi... Ho fatto dei muffin nell'air fryer. La ricetta la trovate sul canale YouTube di Bibi Coxon. Valgono, diciamo, uno e mezzo rosso perché sono fatti con le proteine in polvere con un uovo. E poi dentro ci ho messo anche un cucchiaino di burro di arachidi. Quindi sono, ve lo lascio comunque poi magari scritto. Uno e mezzo rosso più un cucchiaino di burro d'arachidi. Adesso dentro vado a preparare una cremina con cannella e questo qui è lo yogurt colato greco, due cucchiaini di yogurt colato greco e un po' di cannella. Vado a fare una cremina che vado poi a mettere in mezzo ai miei muffin. Quindi ci vediamo quando ho completato il piatto. Allora, la cremina vale mezzo rosso e la cannella è free, quindi in totale sono due rossi e un cucchiaino di burro di arachidi. Ed ecco finalmente l'ora della merenda. Allora, oggi ho fatto il sandwich dolce, che era un po' che ne avevo voglia. Mancano anche le fragole, ma ancora non è stagione. E quindi abbiamo qui un giallo e mezzo viola e due cucchiaini di burro di arachidi. Un giallo perché il pane pan bauletto integrale, due fettine valgono un giallo. E poi qui ho fatto una specie di frullato con l'altra mezza banana e le proteine in polvere e un po' d'acqua. Quindi in totale ho un giallo, un viola, due cucchiaini di burro d'arachidi e un rosso. Adesso vado a mangiare perché Pia vuole anche la sua merenda, quindi mentre mangio io do la merenda anche a lei. Finalmente ecco la merenda. Oggi ho voluto fare un esperimento e devo dire che sono venuti veramente bene. In pratica avevo preso da Amazon, mi sembra, una teglia per fare i waffle, fatti così, diciamo a forma di cuoricino, no? E quindi ho voluto provare a metterci l'impasto della torta in tazza, praticamente proteica. Quindi c'è un uovo e una bustina di proteine. In tutto fa un rosso e mezzo. E poi ci ho aggiunto un po' d'acqua per rendere l'impasto un po' più morbido, un pochettino di lievito. E l'ho messo nella teglia in silicone che avevo unto, ma proprio pochissimo.
cioè con l'olio, proprio poco 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 poco, e poi l'ho messo in air fryer per 12 minuti a 180 gradi e questo qui è il risultato. Direi che sono venuti bene. E poi sopra ci ho messo due cucchiaini di burro d'arachidi, come faccio sempre con queste preparazioni, diciamo. Però secondo me ci sarebbero state anche bene, ci sarebbe anche stata bene la crema con lo yogurt. Adesso vediamo se magari una prossima merenda, chi lo sa. E poi metterli uno sopra l'altro tipo panino. Vediamo, magari ci proviamo. Adesso vado a mangiarmela, intanto mi preparerò una tisana, vi faccio poi vedere quale ho scelto. Come tisana ho scelto lemon melissa. E niente, adesso cambio prima il pannolino a pH fatto la popò e poi vado a fare la mia merenda. Allora, come spuntino mangio qualche pezzettino di frutta secca. Ci sono anacardi, mandorle, noci, noccioline. Due anacardi l'ho già mangiati. Come altro spuntino mangio una banana. Come spuntino, sono le 3 più o meno, mangio una pera come primo spuntino. Per merenda mangio una banana. E come primo spuntino della giornata, diciamo, mi sono fatta una piccola macedonia che vale 2 viola, perché ho usato mezza banana che vale mezzo viola. Dipende dalla grossezza della banana. Bibi, nel suo canale YouTube che si chiama Bibi Coxon, spiega e fa vedere in base a come è grossa la banana se vale un viola oppure due viola. La mia era normale, diciamo. Quindi, mezzo viola di banana, mezzo viola di kiwi, mezzo viola di mela, mezzo viola di pera, poi per condirla abbiamo spremuto un mezzo succo d'arancia. Dico abbiamo perché è uguale, la stanno mangiando anche Sabrina e Giada. Spuntino, il giallo che potrei mangiare a cena, lo mangio adesso e mangio 5 castagne cotte al vapore che ho preso alle Euro Spin. 1, 2, 3.